Sei uscito te e ha segnato l'Avellino. Coincidenza sfortunata, diciamo così, ma tu hai fatto 0-0. No, beh, questo purtroppo è arrivata la sconfitta che ci fa male, perché dopo Carpi, che avevamo fatto una grande gara secondo me, avevamo perso, volevamo riscattarci. È stato secondo me un incidente dove non siamo riusciti ad andare come abbiamo dimostrato di fare nelle prime partite. Adesso venerdì abbiamo una battaglia e cercheremo di ripartire alla grandissima. Come ti sei trovato con Terzi? Claudio è un giocatore, secondo me, uno dei difensori più forti della Serie B e non solo. È un giocatore molto forte, può giocare sia a destra che a sinistra perché è bravo con tutti e due i piedi. Mi ha aiutato molto in campo, come lo fa durante gli allenamenti. E ci siamo trovati bene, alla fine non siamo quasi mai andati in difficoltà su azione. Conti di esserci contro il Brescia e dell'attacco bresciano, cos'è che vi inquieta un po' di più particolarmente? Sì, sarò a disposizione perché alla fine ho avuto solo i crampi, quindi per il resto va tutto bene. E l'attacco del Brescia sappiamo che può contare su giovani molto forti come Morosini, ma anche su esperienza di Caracciolo, che è un giocatore molto forte e di categoria molto importante, quindi dovremo stare attenti e niente, dobbiamo fare la fase difensiva di squadra come abbiamo sempre fatto e poi metterci tutto il 100% e faremo una grande gara. Lo Spezia rimane superato proprio in questa settimana dall'Entella rispetto al campionato dell'anno scorso, sono le due squadre che sono lì, diciamo, più in alto. Per il resto stanno faticando un po' tutte quelle che erano protagoniste l'anno scorso. Sì, si stanno rivelando molte sorprese, tra cui tutte le neopromosse stanno facendo molto bene. Per il resto sappiamo che il Verona, che è sceso dalla Serie A, è la favorita numero uno per ritornare in Serie A. Per il resto sarà un campionato combattuto e speriamo di dare il nostro meglio per arrivare più in alto possibile.